non me l'ho insegnato, ho fatto il giornalista fin dalla più tenera età, fin dall'età di 16 anni che ho fatto il giornalista. Un'amica di famiglia, si chiamava Bianca Cordaro, che lavorava al Telestar, che poi diventò giornalista di Rai 3 e mi facevo il garzone, diciamo. E da allora, quindi, ho una formazione giornalistica e come giornalista vi presento un aspetto dell'Egitto che forse non tutti conoscono, diciamo, non è l'Egitto paludato dei libri di scuola, è un Egitto, diciamo, come giustamente dice la copertina, storia e mistero, perché anche le origini della civiltà egiziana sono un poco così affondate nel mistero, non decisamente in una qualcosa, anche come tutte le civiltà antiche, la civiltà sumera, quella egiziana. Quindi partiremo proprio da questo. Se avete avuto modo di leggere il programma, questa sera parleremo appunto delle origini della civiltà egizia. Poi gli altri due incontri li faremo sulle piramidi e poi in conclusione i templi tolemaici. Quindi Egitto, storia e mistero. Quindi partiamo, io ho deciso di partire da molto lontano, proprio per cercare di capire da dove vengono gli antichi egizi. Cioè questo popolo che dice ma è apparso misteriosamente dal nulla. Allora cominciamo a vedere. Cucciolo di mammut, questo tre ghiacci si dice cosa c'è, partiamo da lì. Questo, i ghiacci siberiani hanno, come vedete, conservato molto bene, qui c'è proprio, non c'è le ossa ma c'è addirittura muscoli, pelle, tutto intatto, è tutto così intatto che anche lo stomaco era intatto, e dentro lo stomaco di questo cucciolo di mammut è stata trovata, aveva appena mangiato, ed è stata trovata erba della savana. Ma come? In Siberia? In Siberia c'era erba della savana. E poi diceva, una rondine non fa primavera, chissà che vuol dire, sarà uno scherzo della natura. Questo è uno dei due cuccioli di leone che sono stati trovati in Siberia, congelati perfettamente, come vedete, col pelo addirittura ancora attaccato. Questa è una scoperta molto recente e l'Accademia delle Scienze Russe la deve ancora dare questa notizia, nei prossimi giorni l'avrete ufficiale, quindi siete dei privilegiati, avete in anticipo questa notizia. Sono due cuccioli di leone trovati in questo paese, non è Siberia, è in questa qua, vedete, è Yakutia, vedete la Siberia sta qui, e sono stati trovati in Yakutia, che è un territorio immenso e che sta al circolo polare artico. Ora, sono stati trovati rinoceronti, cavalli. Ora la domanda è, ma com'è possibile che in Siberia c'erano i mammut che mangiavano erba della savana, pollini della savana, tutto, leoni, rinoceronti, ma dico, c'è qualcosa che non quadra. Dice, ma chissà che vuol dire. Tanto per completare il quadro della situazione, adesso andiamo in Spagna. Questa è la zona dei Paesi Baschi, questo è il paese di Alcerri e ci sono le celebri grotte di Alcerri. In una di queste grotte, risalenti, queste incisioni risalgono a 20.000 anni fa, quindi epoca paleolitica, cioè del mondo delle caverne, vedete una renna e sopra la renna una volpe artica. Cioè troviamo le volpi artiche in Spagna, quindi troviamo i leoni in Siberia e le volpi artiche in Spagna, quindi c'è qualcosa che in effetti esula dal contesto attuale della situazione. Quindi noi sappiamo per certo dalla documentazione archeologica che le cose 12.000 anni fa stavano in una maniera alquanto diversa. Io volevo completarvi il quadro dandovi questa cartina geografica della situazione sempre 15.000, 12.000 fino a 10.000 anni fa. Vedete, ci sono queste città antichissime, Sataluyuk, Ugarit, Ain Malaka, Gerico,
Giza, Nabta Playa, lo vedremo più tardi cos'è Nabta Playa. I Lezi, gli Abaren sono città, adesso i Lezi e gli Abaren non esistono più. Sono tutte città antichissime. Gerico, voi sapete che le mura di Gerico hanno 9.000-10.000 anni di vita. Sataluyuk è una città antichissima anche quella. Questo era il... Gerico, questa che ho diciamo evidenziato con questo segnale è l'area del commercio dei vetri di ossidiana, cioè vetri vulcanici, area di diffusione dell'ossidiana vulcanica. Perché è importante? Perché le vie dell'ossidiana anticamente avevano la stessa importanza che ebbe in epoca storica la via della seta. Cioè, voi sapete che le piste carovaniere della Via della Seta erano anche vie attraverso le quali veniva commerciato non solo la seta, i tessuti, le spezie, ma anche le idee. Il buddismo si diffuse proprio attraverso le Vie della Seta. Allora, una cosa molto simile succedeva in epoca preistorica, perché in questa, nella zona di diffusione del commercio dei vetri vulcanici abbiamo il fiorire dell'antica civiltà della Mezzaluna. Cioè, noi troviamo che tutte quelle città avevano lo stesso metodo di sepoltura, avevano, infatti lo vedete, l'ho scritto lì, le stesse tecniche di lavorazione delle selci, insediamenti umani, cioè le vie del commercio dell'ossidiana erano vie attraverso le quali si diffondeva, si espandeva un'area culturale. Se noi andiamo, ecco, volevo farvi notare con questa cartina particolare, questa è la posizione di Sataluyuk e questa nell'area culturale geografica di Sataluyuk, per cui viene assimilata a Sataluyuk, è Asiki Oyuk, che è un'altra città. Perché è importante Asiki Oyuk? Perché quello che voglio farvi vedere è questa collana di agata. L'agata è un materiale, c'è qui, non so il professor Borgo se è ancora... che è il professore di geologia. L'agata è un materiale durissimo, cioè è settimo grado della scala Mohs. Voi pensate che al decimo grado c'è il diamante, quindi è una pietra durissima, la cui lavorazione dà della pietra. Allora, dovete sapere che qui dentro, come vedete, ci passa un filo e ognuna di queste pietre è forata e il foro e ha un diametro di 7 mm. Noi oggi, per poter forare una pietra di agata, abbiamo bisogno di punte in acciaio al tungsteno rivestite con polvere di diamante. Quindi, come avranno fatto 15.000 anni fa? No, questa risale a 7.500 anni prima di Cristo, cioè 9.500 anni fa qualcuno ha forato non una ma 10, di cui alcune belle anche lunghe tra l'altro, quindi era un'impresa, ha forato 10 pietre di agata per infilargli il filo della collana. Come hanno fatto? Mistero assoluto. A Sataluyuk, tra i tanti reperti trovati da James Mellart, che è l'archeologo inglese che riuscì a scoprire, Sataluyuk vuol dire collina dell'incrocio, Uyuk è collina satana, perché i geologi, gli archeologi turchi che lo condussero sul luogo, siccome lì c'era un incrocio stradale, Sataluyuk, Sataluyuk diventò il nome della... è stato trovato un portauovo in legno identico a quello che voi trovate in un negozio di casalinghi oggi, cioè tornito, come quelli che potete usare voi per i vostri figli, per i bambini. Quindi evidentemente, sì, i greci per esempio nel 500 avanti Cristo, lo sappiamo per certo da fonti storiche, avevano i torni ad acqua, ma 7.500 anni fa, 9.500 anni fa un tornio dovevano averlo per forza per poter tornire queste cose. Quindi è probabile che abbiano usato un tornio anche per forare quel materiale, però... è evidente che la punta non poteva essere una punta di selce, perché è evidente che l'agata è particolarmente... Quindi questa era la situazione. Questo ve lo dico per dirvi che 10.000 anni fa
l'umanità non viveva nel buio. È evidente che c'erano uomini delle caverne, ma è come oggi. Oggi noi, per esempio, noi abbiamo uno sviluppo sociale civile, però contemporaneamente ci sono nel Borneo, nella Terra del Fuoco, in Amazzonia, ci sono tribù che vivono allo stato completamente privato, quindi probabilmente le proporzioni erano come, ma sicuramente c'erano zone più evolute e zone meno evolute. Vedete, io voglio farvi capire una cosa. Queste sono le classiche selci, quelle lavorate con l'industria litica, no? Quando si usava un percussore contro questa pietra, si lavorava sbattendo una pietra sulla pietra. La cosa strana è questa, per esempio queste sono due punte Clovis e questa è una punta Solutréac. Cioè Clovis significa America, Solutréac significa Francia. Sono, come potete vedere, completamente identiche. Sono identiche sia nella forma che nella tecnica di lavorazione, in tutto e per tutto. La cosa che fa, diciamo così, impazzire gli archeologi, i geologi, gli storici e quant'altro è che tra la punta Clovis e la punta Solutréac non c'è nessuna contemporaneità. Cioè la punta Solutréac è di 9.000 anni più vecchia della punta Clovis, cioè in America. Dice, ma come hanno fatto i francesi ad andare in America? Poi non c'è sincronia, non c'è sincronia. Io ipotizzo, ma questa è una mia idea, che questa identica forma e tecnica di lavorazione, perché come vedete in Egitto, per esempio, la tecnica di lavorazione era completamente diversa. Anche in altre zone di Clovis dell'America c'è una tecnica diversa. Ma quante migliaia di anni fa risale la Clovis? Clovis è 10.000 anni fa. E quindi la solo 20.000. Ecco, questo dicevo io. Quindi c'è queste datazioni diverse fatte da archeologi, sono quelle che non riescono a... L'ipotesi mia è che tra l'America e l'Europa ci fosse un'isola gigantesca, la cosiddetta isola di Atlantide, poi inghiottita, e che quindi ci fosse stato uno scambio culturale tra Europa e Atlantide, e poi tra Atlantide e America, e quelli potrebbe essere la testimonianza di questo, perché non esiste la possibilità di spiegare il salto temporale che c'è tra queste due, che sono identiche, però c'è un salto temporale che sfugge a qualsiasi capacità di comprensione umana. La cosa che volevo farvi notare è questa, che come vedete l'industria litica si riconosce dalla percussione, del percussore a mano sulla pietra, ma voi vedete questo oggetto ha 30.000 anni di vita ed è stato trovato in una grotta a Lascaux in Francia. Come vedete qui, a parte questi segni chiaramente abbastanza primitivi, qui non esiste nessun segno di percussione, qui esiste addirittura segni di fresa e di tornio. Ma quella è pietra? È pietra, certo, è pietra. Fresa e tornio. Non c'è percussione. Come lo hanno fabbricato 30.000 anni fa? Come lo hanno fabbricato? Quindi sono enigmi della storia, per cui è possibile che nella cosiddetta preistoria ci fosse un'altra storia, di un'altra civiltà che il diluvio ha spazzato via completamente. Allora noi adesso andiamo un attimo nei principali siti archeologici del Sahara e andiamo nel Tassili in particolare, dove ci sono le cose più interessanti, là dove adesso ci sono le dune di sabbia. Una volta, ecco, c'erano acque impetuose. Questi solchi che voi vedete sulla roccia sono stati fatti dall'acqua, quindi lì c'erano laghi, correnti e quant'altro. Pinnacoli di roccia scavati dall'acqua. Qui vedete addirittura i solchi lasciati da un fiume antico che adesso è un letto completamente inaridito. E lì c'era, quello è l'antico letto di un antico fiume. E adesso, qua siamo nel deserto del Sahara. Qui vedete le dune del deserto e qui un'antica macina per il grano. È evidente che se c'era la macina per il grano, qui ci deve essere un villaggio. Cosa c'è? Non c'è più nulla. Ci sono solo le dune. Il vento, spostando le dune, ha fatto affiorare quella cosa là. Una macina in pietra per il grano.
nelle grotte del Passini mucche pezzate al pascolo, mucche da latte come le mucche olandesi, mucche pezzate al pascolo nel Sahara, giraffe, gazzelle, elefanti. E questa è la cosa più interessante di tutte, sempre sulle pareti delle grotte del Tassili vediamo queste altezzose damine che sembrano europee e sono europee, intabarrate in pesanti mantelli di lana, cioè nel Sahara faceva freddo, quindi c'era acqua, c'erano campi di grano, c'era l'Europa tale e quale. Questa era la situazione. Ora, se noi guardiamo le attuali fasce climatiche, vedete che ai tropici, tropico del Cancro e tropico del Capricorno, ci stanno i deserti. Al tropico del Cancro troviamo il deserto di Sonora, Sahara, l'Arabia, il deserto iraniano. Al tropico del Capricorno, Atacama, Namibia e deserto australiano. Cioè, ai tropici, alle fasce dei tropici, troviamo i deserti, mentre all'equatore e nelle fasce temperate troviamo le foreste. Perché? Troviamo le foreste perché ci sono i monsoni. Questo è il monsone estivo. Vedete che là dove c'è la linea di convergenza dei venti, lì ci sono le precipitazioni, i famosi tempeste monsoniche, gli acquazzoni. Questo invece a gennaio, e vedete che a gennaio abbiamo quindi il monsone estivo, diciamo, irriga al tropico del Cancro, il monsone invernale irriga chiaramente nell'emisfero meridionale. Quindi ci troviamo in questa situazione così alquanto strana. Ora, e il punto è che noi adesso, ecco, questa è Nabta Playa, ecco, questa cartina serve per farvi focalizzare il sito archeologico di Nabta Playa. Il sito archeologico di Nabta Playa è di un'importanza, dal mio punto di vista, cruciale per la storia non tanto dell'Egitto, ma dell'intera umanità. E il motivo è presto detto, questo è quello che rimane, tutto ciò che resta del sito paleolitico di Nabta Playa, scoperto perché gli si ruppe la macchina, all'antropologo stavano facendo un'escursione, gli si ruppe, costretti a fermarsi, bighellonando trovano questa cosa qui. Furono scoperti 5 allineamenti megalitici, i megaliti sono, ce n'è uno solo in piedi ed è questo qui, che pesa 10 tonnellate ed è alto 5 metri, realizzati con pietre di arenaria quarzitica, la cui cava si trovava poco meno di un chilometro da Nabta Playa, lunghe fino a 5 metri. La costruzione serviva per determinare il solstizio d'estate. L'astronomo Melville dell'Università di Boulder nel Colorado riuscì a stabilire che la necessità di conoscere quel giorno legato all'inizio del monsone estivo e quindi dell'inizio delle piogge era stato determinato dal fatto che il monsone si era spostato 15 gradi più a nord di dove stava prima. Ora, un monsone che si sposta di 15 gradi più a nord non è una cosa normale. A causa di questa scoperta, gli addetti ai lavori hanno capito che la fase subpluviale neolitica, detta anche del Sahara Verde, non è il risultato, come si credeva una volta, di un indebolimento del fronte polare nord causato dalla fine dell'era glaciale, ma una conseguenza delle oscillazioni dell'asse terrestre, come ha dichiarato Mauro Cremaschi, professore di geografia fisica alla Statale di Milano, in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera nel 2004. Gli scienziati sanno che la Siberia, durante la cosiddetta ultima era glaciale, non era una tundra ghiacciata, ma un'immensa prateria temperata con tutte le specie vegetali tipiche delle latitudini temperate. L'era glaciale non è mai esistita lì allora, esiste lì adesso. Ora, per diciamo riuscire a farvi un attimo, usciamo un attimo da questo programma, ecco,
Questo è Robert Baval, noto archeologo. Ecco, sta il filmato che ci fa vedere il sito di Rabbit Hole. Io vorrei farvi solo notare questo: se Robert Baval è andato a Nabta Playa, un motivo ci deve essere, perché Robert Baval non va per caso in posti che non meritano la sua augusta attenzione. Questi sono cocci di terracotta, per dire che c'era, che era abitato una volta, anche se è un po' in inglese però. Ma Nabta Playa corrisponde ancora a questo Nabta Playa oggi, sì, o c'ha un altro nome? No, Nabta Playa, una città. No, è un sito archeologico che si trova a sud dell'Egitto, al confine col Sudan proprio. A sud? Ecco, Nabta Playa, ecco, questo è il Nilo, e Nabta Playa si trova più o meno, ecco, sta facendo il gradimento, Nabta Playa. Sì, queste sono le sue teorie astronomiche, non so. Questo l'hanno costruito loro e non è roba degli antichi. Queste hanno preso le pietre che potevano pigliare e hanno ricostruito. Queste sono ricostruzioni attuali. Scusami, sono ricostruzioni sicuramente fasulle, come quelle che faceva Anati, che la Mangolini mi ha detto quando arrivava da qualche parte, diceva no, questa pietra non era quella che essere qua, e spostava tutto secondo la sua idea. Questa non è scienza, questa è arroganza e ignoranza da parte di uno come Anati, che mi ha detto che non legge mai nulla perché lui sa tutto e non deve sapere niente dagli altri. Questo è il professor Emilio Spedicato, uno dei primi 10 matematici del mondo, che ci onora della sua presenza qui stasera, quindi lui sa sicuramente abbastanza. No, questo è... Ecco, questo quello. Vedete che giustamente parlo del suo verde, anche se è una ricostruzione un po' fantasiosa, perché non è così messa da tre. Però ecco, quello era l'elemento che a noi interessava. Ecco. Questo punto, diciamo. Possiamo chiudere qui. Torniamo dove eravamo prima. Quindi, cosa succede? Ecco, succede, questa è una, diciamo, una visione insieme, il Sole, la Terra che ruota. Ora, cosa è successo in pratica? Perché questo spostamento di 15 gradi? Allora, qui è la mia teoria, diciamo, ecco. Cioè, abbandono un po' la documentazione per interpretare la documentazione. La Terra ha un'inclinazione di 23 gradi e 27 primi. E quell'inclinazione è fissa perché, come voi sapete, un giroscopio, i giroscopi montati sugli aerei hanno l'asse giroscopico, si orienta sulle stelle fisse, cioè non lo sposta niente nessuno, cioè io almeno sfasciate tutto, ma l'asse giroscopico si orienta su... La stessa cosa vale per la Terra, l'asse giroscopico della trottola terrestre è orientata sulle stelle fisse. Cosa succede? Che quando la Terra si trova al solstizio d'estate o quando la Terra si trova al solstizio d'inverno, è chiaro che c'è una distanza di 300 milioni di 300 milioni di chilometri di distanza cioè perché 150 milioni di distanza dal Sole, quindi il doppio. Quando la Terra si sposta, è chiaro che l'orientamento sulle stelle fisse, c'è una minima oscillazione dell'asse terrestre, minima perché cambia la posizione della Terra sul cielo delle stelle fisse e di conseguenza c'è un'oscillazione di 0,0000 gradi rispetto all'orientamento dell'asse terrestre sulle stelle fisse, quindi un'oscillazione minima. Infatti questi piccoli cambiamenti sono anche oscillazioni, ci sono anche migrazioni dei poli su scala di milioni di anni, ma lo spostamento istantaneo di 15 gradi non è né un'oscillazione né una migrazione, è uno spostamento, e l'asse terrestre non può in nessun modo e per nessuna ragione spostarsi né a breve né a lungo termine di un tale valore, perché sono le stelle fisse a governare la sua inclinazione. Per quanto riguarda il discorso della precessione degli equinozi, è un altro discorso, perché come voi vedete, diciamo, questo è l'equatore, la linea dell'equatore, questo è il piano dell'eclittica, cioè il piano su cui la Terra si muove intorno al Sole,
l'incrocio tra, voi proiettate l'equatore sulle stelle fisse e il piano dell'eclittica sulla stella celeste, e quindi portate questi valori, li portate sulla sfera celeste. Il punto di incrocio in primavera, cioè all'equinozio di primavera, del piano dell'eclittica col piano equatoriale, celeste in questo caso, col piano equatoriale, si chiama punto gamma. Ora la Terra, come c'è scritto lì, la Terra quando ogni anno deve arrivare al punto gamma, ci arriva con 50 gradi,25 di anticipo, cioè la precessione degli equinozi. Cosa succede? Che nel giro di 25.765 anni c'è questa trottola che gira per tornare al sole. Quindi quello è un discorso completamente diverso dal discorso che stavamo facendo prima noi. Quindi è tutta un'altra storia. Quello che io vorrei farvi notare invece, questo è lo spaccato della Terra, e come vedete la crosta terrestre, lì poi vediamo il disegno della sezione, è più sottile in proporzione di una buccia d'arancia. Voi sicuramente avrete sentito parlare tutti della celebre deriva dei continenti, no? Cioè, perché i continenti sono zattere di terra solidificata che galleggiano su un mare, su una palla di magma fuso. Cosa succede? Che siccome la Terra, la crosta terrestre è silicio alluminio, è SiAl, ed è più leggero del SiMa, cioè silicio magnesio, che è invece il magma che sta sotto, grazie a questo questo semplice fatto fisico, noi non sprofondiamo, cioè la crosta terrestre non sprofonda ma galleggia. Ora, allo stesso modo di come c'è la deriva, cioè non esiste un'isola, un continente, qualcosa che è ancorato al magma sottostante, quindi noi scivoliamo. Se arriva un impatto tangenziale di un meteorite di dimensioni notevoli, ha il potere di spostare non l'asse terrestre, perché quello non lo tocca nessuno, a meno che non si sposta le stelle fisse, ma ha il potere di fare scivolare la crosta terrestre sul magma. Ecco, questo è quello che i geologi hanno ricostruito, qual era la situazione della calotta artica 12.000 prima del Blue Universal. Cioè, vedete che l'Inghilterra era completamente sotto i ghiacci, lo stesso dicasi del Canada e tutta la parte superiore dell'Oceano Atlantico. C'erano 5 chilometri di ghiacci là sopra, 5, cioè un oceano, e vedete che la Siberia è completamente libera, completamente libera. Cioè, questo è il punto di equidistanza tra i margini della calotta artica nell'ultima era glaciale. Questo è il polo nord attuale. Guarda caso, la distanza tra questo punto è 15 gradi. Questo è il punto di equidistanza, cioè non è che uno se lo può, diciamo, creare con la sua fantasia. È un punto di equidistanza tra i ghiacci. Quindi è l'estensione dei ghiacci che ci dice dove si trovava il loro centro. E l'ultima glaciazione a cosa corrisponde? L'ultima glaciazione è stata fino a 12.000 anni fa, perché 12.000 anni fa c'è stato questo improvviso scioglimento, da cui il diluvio, e da allora, diciamo, si è spostato. Ma è una falsa immagine l'ultima glaciazione, perché l'ultima glaciazione, come dicevo prima, in Siberia non c'era prima, è arrivata ora, per cui la glaciazione in Siberia c'è adesso, non c'era 15.000 anni fa, perché 15.000 anni fa la Siberia era una savana. Se noi poi provate a immaginare la Yakutia, adesso si trova a 65 gradi di latitudine nord. Se voi fate 65-15, arrivate a 50, a 50 c'è la Germania, la Francia, l'Inghilterra, cioè ci stiamo noi. Quindi 15 gradi sono tutto, determinano veramente. Decidono la vita o la morte delle cose e delle persone. Quindi, cosa è successo? E la mia teoria è questa, che noi
Se noi guardiamo i fondali oceanici, questo no, è il mare di Baffin, questa è la baia tra la Groenlandia e il Canada, c'è questo solco che è parallelo a questo solco che è il bacino dell'Angara. Sono due solchi paralleli e profondi. Il fondale della baia di Baffin è un fondale poco profondo, cioè intorno ai 150 metri, però questo solco arriva a 2500 metri, è una stranezza geologica. E poi la baia di Baffin ha la caratteristica di essere, avere un fondale pieno di ghiaia, di detriti, cioè un fondale molto, diciamo, brutto, ecco, non molto pulito. E lì quindi abbiamo questi due solchi paralleli che sono un caso unico in tutta la storia della geologia terrestre. Ecco, io volevo farvi vedere, questo è un impatto tangenziale su Marte, come vedete, questo è un impatto tangenziale sulla Luna, cioè gli impatti tangenziali non sono una rarità nel sistema solare, sono una cosa che è documentata, diciamo, in altri corpi celesti solidi del nostro sistema solare. Quindi cosa è successo? Che la Siberia si è salita di 15 gradi, l'Europa è scesa di 15 gradi e il Sahara è sceso di 15 gradi. Cioè il Sahara stava dove sta oggi l'Europa. Cioè il Sahara, l'abbiamo visto prima, le mucche, i fiumi, i granai, le macine, le signore coperte di lana, cioè è evidente, non è che è una teoria, quello è un dato documentato. Si tratta di capire cosa è successo ed in effetti poi noi... Allora queste linee rosse che ho fatto io sono le linee della migrazione, cioè alcuni decisero di attraversare a quell'epoca lì, in seguito dopo le acque dell'oceano arrivarono nel mare Mediterraneo. Comunque attraversarono lo stretto di Gibilterra, altri pensarono di fare quello che fanno oggi molti africani, no? Cioè passare lì dal Golfo della Siria, e altri andarono verso il Nilo, che era una fonte di acqua che sicuramente poteva... Ora, qual è il problema? Perché Nabta Playa? Nabta Playa, torniamo un attimo a Nabta Playa, ecco. They knew that the ring, loro sapevano che le piogge sarebbero arrivate dopo il solstizio d'estate. Guardate, cioè improvvisamente il Sahara, da un clima temperato dove, diciamo, la vita normale, quella che facciamo noi europei, si trova improvvisamente in un altro clima. Dove andare, visto che ai tropici non è che piove tanto facilmente? Dove cercare l'acqua? Loro sapevano che il monsone porta l'acqua. Abbiamo bisogno di sapere quando arriva il monsone. Andiamo a costruire un orologio per sapere quando il sole entra nell'estate tropicale e quando arriva il monsone. Nabta Playa era quell'orologio. Era una specie di Stone Age dell'antichità, per cui Nabta Playa è la chiave d'ingresso dell'umanità nella storia che conosciamo noi adesso, cioè nell'inizio, non della preistoria, cioè Nabta Playa è il solco tra la preistoria e la storia, perlomeno per la divisione che facciamo noi tra preistoria e storia. Per cui Nabta Playa significa che loro cercavano, perché c'erano delle pozze d'acqua stagionali dove portare ad abbeverare il bestiame. Quindi il bestiame dovevano, perché quelle pozze poi si esaurivano, quindi c'è quando fare la transumanza, e quindi queste popolazioni da nomadi poi piano piano sono diventate stanziali e il Nilo è cominciato a diventare la loro patria. E qui arriviamo così all'Egitto, eccoci qua. Questi sono, allora questo è Dietefra, era figlio di Khufu, quello a cui viene attribuita impropriamente la costruzione della grande piramide. Questo è Dietefra e quello è Eniunu, visir, anche lui imparentato con la dinastia regnante. Sono volti europei, mi sembrano volti di beduini, sono volti europei bianchi. Andiamo avanti. Questa immagine è tratta da
Ippolito Rosellini, monumenti della città della Nubia, spedizione tra le Toscana dell'arciduca Leopoldo II di Toscana, e Rosellini riprodusse sulla carta questa che era la parete sinistra della prima camera della tomba di Seti I nella Valle dei Re. Vedete qui una scritta in geroglifico, Cemehu, cioè i libici. Questi erano i libici al tempo di Seti I, bianchi con gli occhi azzurri. Non sono mica beduini. Poi questa era un'altra tribù libica, erano sempre Cemeo, però un'altra tribù libica, con alcune differenze che si vedono. Quindi, dico, i libici, gli egiziani, ma erano europei. Infatti non per nulla i berberi sono discendenti da queste antiche popolazioni. Quando Sheshonq, la dinastia tra la 22esima e la 23esima dinastia egizia, sono dinastie berbere, cioè erano libici emigrati in Egitto che avevano preso il potere ed erano diventati faraoni, ed erano berberi come berbero Zinedine Zidane, è berbero, ma è un europeo come noi, cioè non è viate. Se voi vedete l'attrice francese Isabella Gianni, se qualcuno sa la cosa, è una berbera. Sant'Agostino, la madre di Santa Monica, era una berbera. San Vittore, il papa berbero, ma anche imperatori romani, cioè i berberi erano bianchi, sono bianchi come noi. Quindi adesso quelli che sono rimasti lì sono tribù, ma quelli che sono emigrati poi hanno fatto parte della civiltà europea, quindi erano bianchi. Quello che io voglio farvi notare ancora è questo. Vedete, produzione ceramica dell'Egitto predinastico, cioè prima ancora che arrivassero le dinastie faraoniche, infatti 4000-3500 a.C. siamo all'alba delle dinastie faraoniche. Cultura di Nakada prima, a sinistra vaso del Basso Egitto, a destra quasi prodotti nell'Alto Egitto. Ora, come voi potete capire, la civilizzazione viene da sud, da Nabta Playa, che si trovava a sud, non si trovava a nord. Quindi questa conquista, diciamo così, dei ex sahariani viene da sud. Guardate l'abisso, cioè se voi immaginate un vaso così, voi lo potete trovare esposto in una nostra innovatrice dei nostri giorni, quelli che vendono complementi d'arredo, portarvelo a casa, è perfetto. E come ora. E guardate invece la cultura del Basso Egitto, del Delta, cioè è roba di una rozzezza, cioè contemporanei. Guardate che differenza c'è, cioè in contemporanea abbiamo la testimonianza di due culture completamente diverse tra di loro, di due tradizioni culturali completamente diverse. Guardate che roba. Vasetti di pietra con territori per un seconda metà del quarto millennio avanti Cristo, ma è di una perfezione, guardate la capacità di lavorazione della pietra, la raffinatezza, anche questo è un oggetto dei nostri giorni, di oggi. Sì, questi erano alcuni autori, Christopher Dunn, Robert Temple, che hanno scritto molte di queste cose, cioè tecnologie perdute dell'antico Egitto, dei Crystal Sun, di questo ne parleremo tra poco, del sole di cristallo, e vedremo meglio di che si tratta. Ecco, questi sono alcuni dei misteri dell'antico Egitto. Questo, io lo chiamo il volano di Sabbu, perché questo oggetto è stato trovato in una tomba della prima dinastia egizia, ed era la tomba del principe Sabbu, imparentato col faraone regnante, l'oro Agibbe, mi pare si chiamasse. Guardate questo foro nel granito, ma cioè voglio dire, forare il granito, non lo so, non ancora adesso dico, ci vogliono strumenti di una particolare, poi l'elevata coppia, velocità di giro, non è che vai a mano e fai un forone in granito. Guardate la perfezione di questo coperchio di sarcofago di granito, guardate le linee, guardate qui che precisione incredibile, ma cosa che è impossibile fare a mano. A mano queste cose non si fanno. Guardate come è rettificato questo piano. Questo piano qui di granito è rettificato. Ma come hanno fatto a fare questa rettifica? Cioè, per fare questa rettifica ci vogliono apparecchiature. Questo è l'aliante di Saqqara. E io anche qui ve lo faccio, anche se la voce è un po' meno. Bene. Io ho avuto il piacere di conoscere il figlio di Khalil Messia, Davud, durante un convegno a San Marino. E devo dire che
il padre ha fatto anche delle ricerche nella piramide, era un appassionato, era un medico il padre, non era un archeologo. Ma secondo me si trattava di una bandierola per il vento, di quelle che servono per dare l'orientamento del vento, perché non penso che si tratta. Però ecco, la cosa che volevo far notare è questa: questa è Selim Hassan, excavation in Giza 34-35, questo Selim Hassan è uno dei più, per me personalmente, il più grande egittologo che sia mai esistito, perché l'amore, il rigore scientifico di Selim Hassan non ce l'aveva nessuno dei padri fondatori dell'egittologia. Ecco, vedete qui che c'è scritto, cioè, ho trovato due bei grandi larghi piatti di diorite. La diorite è la pietra più dura che esiste, più dura ancora del granito, meravigliosamente lavorati e levigati, ed anche un largo pezzo di una ciotola di cristallo di rocca, sfortunatamente soltanto un frammento isolato. Poi dice i due piatti di diorite e il frammento di roccia cristallo erano parte dell'equipaggiamento di un tempio e non venivano da una sepoltura privata. Ecco, Selim Hassan fu il primo a ipotizzare, poi seguito da tutti gli altri egittologi, fu il primo ad ipotizzare il fatto che nelle tombe degli antichi egizi non venivano conservati pezzi autentici, originali, ma copie, riproduzioni. Venivano poste delle riproduzioni, per cui il volano di Sabu, che abbiamo visto prima, non è un, perché è in scisto, quindi è una pietra friabile, quindi non poteva lavorare, chiaramente non poteva fare niente, era una riproduzione. L'originale non si sa cosa fosse, probabilmente veniva da un equipaggiamento templare, ma non si sa, c'è chi ha ipotizzato che era un treppiede per il fuoco, per l'illuminazione, nessuno lo può sapere. In realtà quella forma con quell'asse centrale fa pensare a un volano, perché un treppiede non ha bisogno di un centro intorno a cui deve ruotare, non ha nessuna funzionalità, diciamo, l'asse centrale di rotazione. Quindi sono tutte teorie che io non voglio aggiungere nessun'altra teoria a quelle che sono state già fatte. La cosa che io volevo far vedere del lavoro di Selim Hassan è questa. Vedete, piatti e ciotole per cibo. Vedete queste fondine? Queste ciotole fondine, ma sono identiche ai nostri piatti fondi. Cioè, quando noi mettiamo a tavola, cioè questa è roba di 5.000 anni fa, cioè, per dire, è talmente vero che noi europei, siamo i discendenti di quegli europei che venivano dal Sahara e che poi andarono in Egitto, e noi, è la nostra, siamo noi, che noi abbiamo conservato quelle abitudini. Cioè, se noi pensiamo ai polinesiani, che mangiano sulle foglie di palma, cioè quello è un'usanza che noi abbiamo ereditato esattamente dai nostri antenati, cioè che erano bianchi e avevano i nostri tratti somatici. Quindi questo è importante per dire che noi in realtà non è che inventiamo, noi reinventiamo, riscopriamo cose che sono nel nostro DNA. Ecco, un'altra cosa che volevo farvi notare è questa collana è stata trovata sul petto del faraone Psusenne I della 21ª dinastia egizia, intorno al 1000 avanti Cristo, 1000 qualcosa. La cosa che io vorrei farvi notare è la settima perla, che è questa di cui qui ho fatto l'ingrandimento. È importante questa perla perché c'è un'incisione cuneiforme che dice: fatta dal gran visir Bashir, consacrata agli dei Assur, re di Lenin, protezione della figlia. È un dono di un sovrano assiro, perché ora il punto è questo: quando regnava Psusennes nella Mesopotamia non esisteva più niente, c'era il caos totale, quindi non può essere un dono che hanno fatto a lui, può essere un dono di Tiglath-Pileser, l'ultimo grande sovrano assiro, che poteva aver fatto a uno degli ultimi Ramessidi, e quindi lui l'aveva ereditata. Ora il punto è questo: per poter incidere, voi immaginate una perla così, una collana, quindi non è che una perla, per poter incidere un discorso abbastanza lungo là sopra, era impossibile farlo se non c'era una lente di ingrandimento che ti permetteva di guardare quello che stavi facendo, non solo, ma chi era
il ricevente, diciamo, chi doveva, chi era destinato a ricevere questo dono, a sua volta doveva anche lui necessariamente avere una lente di ingrandimento, se no come faceva a capire la visione scritta. Le lenti di ingrandimento, eccola qui, la lente di Nimrod, una lente biconcava di cristallo di rocca esposta al British Museum. Allora uno dice, ma guarda, sicuramente quella cosa lì è un eccesso, perché poi immaginate il problema, qual è la tragedia di tutto questo? Dice, che ci vuole la lente biconcava? La tragedia di tutta questa situazione è che la lente biconcava non esiste in natura, cioè in natura esiste il cristallo di rocca, che è quarzo ialino, ma non esiste la lente biconcava, per farla la devi lavorare. Devi... Ma se tu la, con che cosa lavori? Con la polvere, con la sabbia, la smerigli, non è che la lavori, la smerigli, cioè non ci vedi più niente. Allora, per poter la pasta abrasiva, per lavorare le lenti, qualunque lente, è una pasta a base di ossido di cesio, per quello che ne sappiamo noi, tolto quella non si fa niente, non esiste niente. L'ossido di cesio non esiste in natura, l'ossido di cesio si ottiene solo per elettrolisi. Quindi la lente biconcava, sì. La lente biconcava denuncia l'esistenza della corrente elettrica, se no non, c'è, non ce n'è per nessuno. Ma ce l'aveva. Ce l'aveva, ce l'avevano assolutamente sì. Quindi il problema dice, sì, però erano pochi che la conoscevano, erano pochi che la corrente elettrica non era come la usiamo noi tutti i giorni, come a portata di tutti. Ma è questo discorso che nessuno, se non i sacerdoti, gli iniziati. Io volevo farvi notare una commedia di Aristofane, Le Nuvole, scritta nel 420 avanti Cristo. Aristofane, quindi, la cosa che ci racconta Aristofane è questa, a pagina 192, nel testo pubblicato dalla Burr, quindi chiunque può andare in qualunque alla Feltrinelli e compra il testo. Quello che io vorrei far vedere è questo, ed è paratoisi farmacopolais, ten liton tauten eorocas, ten calen, ten diafanes, afesto più raptusi. Dice, ma, dice Strepsiade, hai mai visto gli speziali, cioè i farmacisti? Eorocas, hai visto? Cioè, quindi abbiamo la forma passiva del verbo orao. Hai visto, dice, paratoisi farmacopolais, presso i negozianti, teniton taute, quella pietra, ten calen, quella bella, quella trasparente, con la quale addirittura si dice, non solo ci dice che la vendevano i negozianti in tutta la Grecia, ma è to più raptusi, con la quale accendono il fuoco. Cioè, infatti lo sapete, no, che se voi prendete una lente, la mettete, vi esponete al sole, i raggi si concentrano e potete bruciarla qualunque cosa, no? Con la lente. C'era l'accendino, cioè ogni ateniese andava in giro con l'accendino in tasca, si può dire, no? Hai l'accendere. Allora Socrate dice, tenualon legeis, vuoi dire il cristallo? Ma, cioè qui, allora, quando ci raccontano che le lenti di ingrandimento le conoscevano soltanto i sacerdoti, gli iniziati, è completamente falso, non perché lo dice Michele Mahler, ma perché lo dice questo antico Aristofane, autore dell'antichità, e ci dice che erano in vendita dovunque, nei mercati, dagli speziali, dai farmacisti, cioè c'era una produzione di massa. Quindi l'elettricità non era un evento per pochi. Certo, non c'era stato il signor Thompson, che aveva, perché se Thompson non inventava il trasformatore elettrico, anche noi saremmo come loro. Anche noi conosceremmo l'elettricità, ma non ci sarebbe l'elettricità nelle case. La differenza tra noi e loro la fa un signore che ha inventato il trasformatore elettrico e che ha permesso il trasporto sulle grandi distanze dell'elettricità. All'epoca loro questo non c'era, ecco la differenza, se vogliamo. Ma l'elettricità era di grande diffusione. Quindi adesso che ore abbiamo fatto? Vediamo un attimo. Sei. Ah, sono 5. Quindi abbiamo, sì, abbiamo, no, fatto, 5. Abbiamo fatto l'orario. Quindi io con questo, diciamo, quello che io cercavo di introdurvi un po' l'argomento è questo, cioè che le origini
della civiltà egizia non si perdono nel mistero, si perdono nel certo. Se noi andiamo a guardare i documenti, l'archeologia, guardiamo la documentazione che è assolutamente, diciamo, non è che c'è molto da interpretare. La documentazione è lì e ti dà una chiara idea di quello che è successo nella realtà. Quindi questa è la conclusione. Questo è il sottoscritto con Roberto Pinotti e quel Robert Bovale che abbiamo visto prima, quando è venuto a San Marino alcuni anni fa. 99 forse? No, quel 99, nel 2013. Ah, sì? Così recente? Sì, scusa, me l'hai fatto vedere pure tu. Sì, 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 no, certo, non pensavo che l'anno, il 13. No, 2013, due anni fa. Ok, questo è quanto per adesso. Chi vuole venire la settimana prossima, martedì, parleremo di piramidi e lì anche lì avrete documentazione sulle piramidi, che è anche quella archeologica e quindi diciamo difficilmente ma io interpreto così, tu interpretavo i fatti sotto, ci sono dei fatti chiari, precisi, che dimostrano che quello che viene raccontato non coincide con quello che è nei documenti, cioè i documenti dicono una cosa, il racconto ufficiale delle grandi piramidi, per ragioni politiche, economiche, tutto quello che volete, rispettabilissime, non è quello che è diciamo attinente ai fatti. Ecco, questa è un po' la situazione. Vabbè, se avrete piacere tra una settimana ci ritroveremo tutti qui, allora ne riparleremo. Vi ringrazio. Grazie.